Abbiamo chiuso la prima diretta con la vittoria del Lazio per la categoria giovanissimi. Riprendiamo il collegamento per seguire il secondo e ultimo match di giornata previsto al Pala San Giacomo di Conversano. Parliamo del quarto di finale della categoria allievi tra Lazio e Piemonte e Valle d'Aosta. Chi vince si conquista un posto nella semifinale di domani. E si comincia con Ortu. Vediamo se tenterà lo schema. La squadra di Crisari, parte Filipponi che va alla botta a rete, Morando, e poi sulla respinta Quagliarini la sblocca a 2.48, 1-0 per la rappresentativa laziale. Anticipo secco di Filippone che avanza, Filipponi, ancora Filipponi, incrocia di sinistro e batte sul secondo palo Morando per la seconda volta. Metà campo invertite. Si comincia. Calzetta orizzontalmente per Filipponi, ancora. Si chiude il triangolo con Calzetta, allora Filipponi, tocco sotto di Filipponi, pregevole per la doppietta personale e per il 3-0 della rappresentativa Lazio. I complimenti a scena aperta della panchina laziale, anche del pubblico del Pala San Giacomo. Allora controripartenza, Pettinari però è impreciso. Siamo già dall'altra parte con Achilli che fa secco Orru, mette in mezzo per Peroni, 4-0 della rappresentativa Lazio. Cala il poker la squadra di Crisari a 13.43 alla fine del match. La rincorsa di Pettinari che va alla conclusione e poi di petto il numero 11 Asteggiano colpisce il palo e poi la palla che si deposita a rete per il 4-1, allora provi a riaprirla il Piemonte Valle d'Aosta. Rilancio lungo di Cantina, arriva sul pallone Achilli, attende il supporto dei compagni, ancora Achilli sul mancino! E finisce in rete la conclusione del numero 8 per il 5-1 del Lazio. A 7.28 dal termine, torna a 4 il distacco nel punteggio tra le due squadre. Partita che non ha più nulla da dire. Eccolo qui il suono della sirena che lancia il Lazio in semifinale del torneo delle regioni. Allora prosegue la spedizione della del Lazio in questo torneo.